Cioè, comunque sulle opere, su cosa? Su, su muri, tu dici? Vero. Ma poi queste qui, queste qui con cerchiate di nero sono molto più recenti. Siamo stati sollecitati dai residenti qui della piazzetta Sant'Atto per, come potete sicuramente avrete visto, per poter cercare di riportare quello che era la vera piazzetta alla sua origine, non in uno stato di degrado come sicuramente avrete visto ed è stato fatto diversi, sono state fatte diverse segnalazioni sia dai residenti che non. Siamo qui cercando di dare prima di tutto una presenza, perché ovviamente un vicolo così chiuso, così specialmente la notte, magari è diciamo più invitante per bivaccare e anche insomma cercare di lasciare anche quelli che sono soprattutto le cicche, che non è soltanto qui ma anche in tutta la città. Se si facesse una raccolta, io in mezzo metro ho raccolto già quasi mezzo sacchetto. Diversi anni fa l'associazione Spichisi chiese il permesso a noi del condominio di consentire di fare questo murales, perché è stato fatto sulla nostra facciata. Si voleva riqualificare questa zona, si doveva offrire qualcosa che fosse bello. Loro avevano sistemato con le piante tutto quanto e all'inizio era bello e per un po' di tempo insomma è stato tranquillo. Poi è caduto tutto in malora, poi c'è stata anche la pandemia e poi ora è tutto lasciato andare e si commenta da sé. C'è anche della malavita, e questo è risaputo, c'è spaccio, c'è di tutto. E adesso la situazione è intollerabile, poi io non lo so, è abbandonata anche dal punto di vista, anche da parte di Alia, prima venivano a pulire, a spazzare, io qui non si vede più nessuno. Cerchiamo volontari, la nostra pagina è www.angelidelbello.it, potete trovarci sia su Facebook che sul nostro sito.